Lei viene mandata da partito in Sicilia, dove c'era questo Sapienza che era bravo, un bravo compagno, però non c'aveva la pratica, era un avvocato, considerato quindi uno troppo un po'. Invece lei, maestra elementare, lei che aveva una capacità maggiore di col popolo, lui la rapisce. Succede questo, lei va in Sicilia, il racconto di Maria era questo. Io andavo in Sicilia e dovevo scendere a Catania, dove mi aspettavano i compagni. Poche stazioni, una stazione prima, dicevo, insomma, entrano dei giovanotti che mi prendono e mi dicono vieni con noi che lì ti vogliono ammazzare. Cioè, abbiamo un'automobile, ti portiamo in Sicilia, ti portiamo a Catania in automobile, perché alla stazione di Catania, cioè, ci sono dei fascisti che ti vogliono, dei fascisti, dei mascalzoni, insomma, che ti vogliono ammazzare. E lei mi raccontava a me, cioè, io come facevo a sapere che questi non erano loro? Non li conoscevo. Quindi, no. Poi a un certo punto Peppino Sapienza trova un modo di dirle una cosa che solo un socialista poteva sapere.